Vaticale, siamo con l'onorevole Zan del Partito Democratico per parlare della proposta di legge sull'omofobia e la transfobia sulla quale le commissioni competenti hanno terminato il loro lavoro. Il provvedimento era atteso all'esame dell'Aula. Oggi c'è stata la conferenza dei capigruppo. Mi sembra che il provvedimento arriverà a fine ottobre in Aula. Allora, com'è andata oggi? Ma è andata bene perché il capigruppo ha recepito l'urgenza di un provvedimento di questo tipo, perché i casi di omotransfobia sono sempre più frequenti e sono sempre più pesanti. Pensiamo al caso di Caivano, dove Maria Paola è morta perché amava un ragazzo trans e questo la famiglia non l'accettava, o come i ragazzi di Padova picchiati per strada. Il ragazzo di Pescara che si teneva mano nella mano e gli hanno frantumato una mandibola. Cioè, oggi c'è una situazione in cui le persone della comunità LGBT, le persone gay, lesbiche e trans, solo per ciò che sono o per chi amano, vengano insultate, picchiate, derise, discriminate. E infatti l'Italia è al 23° posto su 27 paesi, cioè agli ultimi posti, a livello della Lituania e dell'Ucraina, e solo appena 5 punti sopra la Polonia, che è uno dei paesi più omofobi considerati dell'Unione Europea, rispetto invece ai paesi come la Francia, la Germania e gli altri paesi europei, proprio perché c'è una paura nella comunità LGBT a vivere apertamente la propria quotidianità, il proprio amore, e perché si ha paura proprio delle botte, si ha paura di essere picchiati, si ha paura di essere insultati. E dunque una legge di questo tipo ormai non è più rinviabile, e io sono molto contento che la maggioranza l'abbia calendarizzata per il 20 ottobre e speriamo in quella settimana di approvarla alla Camera. Poi sappiamo che dovrà andare al Senato, però intanto approvarla alla Camera sarebbe un grande segnale di civiltà, perché non si può più aspettare. Trova che doveva essere calendarizzato un po' prima per l'esame della Camera. Noi sappiamo che, e l'abbiamo anche visto durante l'esame del provvedimento in commissione, i detrattori di questa legge hanno fatto un'opposizione abbastanza dura. Ricordo quel video che avevate fatto lei e la Boldrini al termine dei lavori in commissione. Allora, pensa che sarà più difficile del previsto l'esame in aula? Ma io penso di no, penso che i tempi siano maturi. Ora io non capisco francamente perché Fratelli d'Italia e la Lega l'abbiano trasformata in una bandiera ideologica, quando questo non è un provvedimento della maggioranza, ma dovrebbe essere un provvedimento bipartisan, perché quando delle persone subiscono violenza e subiscono discriminazioni, dovrebbe essere compito di tutto il Parlamento, a prescindere dal partito politico di appartenenza, a occuparsi di questo problema, che è un problema non tanto più emergenziale, ma mi sento di dire un problema strutturale di questo paese. Ecco perché io auspico che il 20 ottobre ci sia una discussione franca, leale, ma che non ci siano atteggiamenti ostruzionistici per bloccare il provvedimento, perché la gente fuori di qua, che ha molto buon senso, non si spiegherebbe il perché il Parlamento voglia far fallire un provvedimento molto di buon senso che esiste in tutti i paesi occidentali avanzati e che l'Italia aspetta ormai da 30 anni. Sì. Senta, visto che siamo qua, le volevo chiedere lei che cosa, non so se avrà visto qualche puntata del Grande Fratello su come è stato trattato la vicenda di Gabriel Garco. Volevo sapere che cosa ne pensava. Ma io sono sempre molto perplesso quando vengono fatte queste dichiarazioni televisive, perché ti dà l'idea che non ci sia della spontaneità, dell'autenticità. Però dall'altra parte penso che se l'unico veicolo che una persona ha per dichiarare il proprio orientamento sessuale, dichiarare ciò che è, anche se tardivamente, uno lo può fare a 20 anni, a 30 anni, a 40 anni, è chiaro che è auspicabile che lo faccia prima, perché vivere nella bugia, nella menzogna e mentire a se stessi è sempre una cosa terribile che condanna all'infelicità. E dunque averlo fatto probabilmente Senta, migliorerà la sua vita. oggi è più facile spettacolarizzare il coming out, come è successo? Sì,
Beh, diciamo che siccome il coming out fortunatamente è sempre più frequente nei giovani che lo Anche dicono più facile forse rispetto a un tempo. più facile, poi ci sono ovviamente delle zone nel nostro paese dove è ancora più difficile perché c'è ancora uno stigma sociale molto forte, le famiglie cacciano di casa i propri figli che si dichiarano gay apertamente, per cui ci sono ancora grossi problemi, però complessivamente la situazione sta pian piano migliorando da questo punto di vista. E dunque non mi stupisco che ci possa essere anche, come dire, anche una diciamo, visibilità televisiva anche di questi aspetti. Allora, speriamo che vada tutto bene per il 20 ottobre. Io ringrazio Alessandro Zan, relatore della proposta di legge che arriverà in aula il 20 ottobre sull'omotransfobia e sulle discriminazioni nei confronti della transfobia. Grazie.